E quello in effetti la frana, purtroppo c'è il sole di fronte a noi. È quella la spaccatura lì sulla montagna. Esatto. Che adesso giornalisti, televisione, abusivismo, tutte queste cose qua, che in questa casa non c'entra assolutamente niente. C'è però l'abusivismo a Ischia o no? C'è, però per esigenze. Per esigenze? Perché adesso mo il problema di tutta questa gente che ha avuto danno, no? Dicono noi vi togliamo di qua, vi mettiamo dove? Dice che qua anche nel 2009 c'è stata una frana identica, sì, sempre dall'Epomeo. Sì, ma qua viene sempre accusato l'abusivismo. Ma quello è venuto quel terremoto della montagna. Questo ristorante l'avete rimesso a posto, diciamo, seguendo le regole che servivano. Guardate, per la questa è una costruzione degli 800. Le persone sono nelle case perché la corrente è tornata qua. Diciamo, le case sono tutte in un dedalo di vicoli. Secondo lei le case qui, diciamo, sono state costruite, diciamo, in un punto un po' troppo esposto? Sì, sicuramente sarà stato fatto qualche abusivismo, però non bisogna prendersela, io almeno penso, con chi ha fatto la casa, diciamo chi ha perso la casa, ma con chi ha dato il diritto a costruire nel periodo in cui stava al comune. Qui ci sono delle impalcature per tenere i muri, immagino, da prima della frana, no? Dopo il terremoto evidentemente non è stato messo in sicurezza tutto. È il portone di una casa, c'è un campanello, è proprio, diciamo, precario. Oltre ai vicoli ci sono anche le ville, elegantissime. Il tema dell'abusivismo, cioè queste case di casa Micciola. Non c'è messa, è partita da sopra la montagna, guarda, si vede da lassù. Però le case qua non si capisce bene se sono state sistemate dopo il terremoto. Doveva succedere. Questa è una casa che è rimasta così dal terremoto del 2017. L'hanno lasciata qui, hanno messo delle impalcature per supportare le costruzioni che erano evidentemente pericolanti. Ecco, questa è la villa che è diventata il simbolo di Casa Micciola e della frana. È una villa che è rimasta in bilico 2 ore con gli abitanti che sono rimasti sul viale. Praticamente è dietro quello che vedi adesso. Quelle sono le ville accanto a quella bianca che è diventata il simbolo della tragedia. Sono praticamente appoggiate sulla montagna che è franata giù.